Juve-Stabia live in diretta per tutte le notizie sulla Juve-Stabia. Questa sera di nuovo tocca a me, indegnamente sostituisco Mario Di Capua che purtroppo per motivi di lavoro non è presente qui con noi, però il parterre comunque molto ricco con Claudio Scodognella, poi Mario Vollano e Peppe Del Gaudio, detto Peppe Caffè. Quindi questa sera avremo ecco le ultimissime notizie di mercato da parte di Mario Vollano sulla Juve Stabia, naturalmente le ultimissime anche dell'infermeria che purtroppo in questo periodo si sta affollando. Un po' affollando a Castellammare. Allora, subito andiamo a vedere un po' i risultati della giornata precedente, perché adesso incominciano anche ad accavallarsi le gare di questo campionato. Non facciamo in tempo a commentare la partita della la giornata della 23esima giornata del campionato di Serie B, che venerdì ci sarà la 24esima, poi il martedì successivo di nuovo 25esima giornata di campionato con la Juve Stabia che si dovrà recare a Brescia. Allora io voglio prima ricapitolare e poi dare spazio agli ospiti per parlare di questo campionato. Vediamo subito i risultati della 23esima giornata con Sampdoria Livorno 1-1, Ascoli Gubbio 2-1, il Modena vince a Bari 1-0, Cittadella Torino 1-1, Crotone Varese 1-2, Empoli Pescara 0-2, Grosseto Albino Leffe 1-0, Verona Juve Stabia 2-0, Sassuolo Vicenza 4-2, Brescia Nocerina 2-0 e poi il posticipo con il Padova che batte la Regina Reggio Calabria al Granillo per 4-1, una Regina che veramente allo sbando. Allora, questa la classifica dopo la 23esima giornata, con il Sassuolo che raggiunge in testa alla classifica il Torino a 46 punti, quindi Pescara 45, Verona 44, Padova 41, Varese 34, poi ci sono Regina e Grosseto 32, Juve Stabia e Brescia 31, a 30 punti troviamo la Sampdoria e il Cittadella. Purtroppo il video è il sito della Federazione di Lega di Serie B. Ecco, ci sono questa scrittura in grigio che poco riesco a leggere, probabilmente anche perché gli anni sono passati e quindi non è più quella. Bruno, sei un ragazzino. Sono un ragazzino perché mi piace fare le cose da ragazzino, però la verità è un'altra. Allora, il Bari a 29, Vicenza. Vediamo un po' se si riesce. No. Vicenza dovrebbe stare a 26. 26, Livorno 25, Crotone 24 insieme al Modena, 23 Albino Leffe ed Empoli 22, quindi Gubbio 22, Ascoli 18 e Nocerina ultima in classifica a 16 punti. Sì, giusto, sì, Mario? Sì, naturalmente giusto. Vi ricordo, l'Ascoli meno 7, Juve Stabia meno 4, Bari meno 2, Crotone meno 1, sono i punti di penalizzazione che hanno collezionato queste squadre dall'inizio della stagione. Allora, Mario Vollano, che è stato a Verona, al Bentecodi ad assistere ad Hellas Verona Juve Stabia, gli chiediamo un commento a questa partita. Sì, Bruno, abbiamo avuto il piacere di essere lì a Verona con piacere per la trasferta, non per il risultato della Juve Stabia. Siamo stati lì con Mario a seguire un po' questa partita. Che dire, una Juve Stabia che a tratti costretto il Verona nella propria fase nella propria area difensiva, però come si dice, una Juve Stabia che comunque lo diciamo anche con Braio oggi, che ha subito un po' il gioco maschio di questo Verona. Ovviamente Verona giocava in casa e quindi aveva tutta la necessità di fare il risultato pieno, anche considerando che comunque con questo risultato si conferma nei playoff, e anzi cerca di insegnare anche la posizione del Torino. Con la Juve Stabia in effetti solo nei primi 15 minuti ha avuto qualche difficoltà, anche perché poi c'era un Davide al centrocampo che sosteneva il cazzone felicitante, che ha avuto qualche problema, ovviamente considerando anche la tifoseria di Verona, una tifoseria molto calda che quindi spingeva la propria squadra a fare sempre di più, però poi Davide alla fine poi ha preso le misure
ad Alfredson. Alla fine si è visto che fin quando c'è stato Davide in campo, Alfredson ha avuto poche palle, poche possibilità di rendersi pericoloso. In effetti Davide Stab alla fine ha perso solo su diciamo episodi, errori, se li vogliamo considerare errori difensivi, nel primo caso l'uscita avventata di Molinari, però ovviamente anche Baldanzetto alla fine non è andato a chiudere su scaglia sul portatore, sì, su Colombia alla fine poi è indostrata uscita, la palla che va sotto la pancia l'abbiamo visto un poco tutti, e anche nel secondo tempo un gol diciamo alla Pinkelman, in effetti questi sono i gol che fa proprio questo giocatore, dotato di una grande velocità ma anche di una grande tecnica, ha messo anche nel Baldanzetto Zendo, è arrivato in ritardo, però la frittata oramai già era fatta alla fine. Volevo chiedere a Peppe Caffè, volevo chiederti, ecco, naturalmente Mario era sul posto, ha visto la gara sicuramente meglio di noi, che però abbiamo la fortuna di poterla vedere in TV. Quindi Peppe, la Juve Stabia secondo te ha perso solo per colpa dell'arbitro, perché c'è stato un arbitraggio scandaloso secondo il mio parere, secondo il parere di molti, oppure ci ha messo un po' di suo in questa partita? Sì, buonasera a tutti da Peppe Caffè. Volevo fare una premessa, Bruno, grande come una casa, secondo me a Verona non è stata la migliore Juve Stabia. Ci ho detto... le responsabilità del signor Di Paolo personalmente mi sembrano evidentissime. Innanzitutto sul primo episodio di Daniele Vicius, Marico praticamente ha effettuato un colpo di pugilato, Daniele Vicius sanguinava, ma sopra questo è il primo episodio. Ma anche non scordiamo al 45esimo del soffrire del primo tempo il fallo su Sao, rigore nettissimo. Detto questo, voglio dire, non è stata una grandissima Juve Stabia in quel di Verona, anche se le occasioni per segnare ci sono state. Io voglio ricordare la palla che ha avuto Mezzavilla praticamente a porta vuota, in pratica è caduto rovinosamente poi sul palo. Diciamo che la Juve Stabia, sì, ha fatto un ottimo primo tempo, forse il secondo tempo è calato un tantino, però ecco, io credo che anche la Juve Stabia non è che ha giocato male, però secondo il mio parere ha giocato con quasi un uomo in meno nel primo tempo, al di là poi delle valutazioni che ci sono state dai giornali con le varie pagelle che trovano, il tempo che trovano, perché per un giornalista è praticamente impossibile seguire tutti i giocatori, a volte si ci lascia trasportare soltanto da qualche episodio, quindi Juve Stabia che secondo me il primo tempo è ha giocato praticamente in 10 uomini, e la scelta dell'allenatore naturalmente può aver influito su questo rendimento. Ma che dite? Ma Bruno, tu ti riferisci a Davide? Ti riferisci? Io mi riferisco a Davide, naturalmente. Però io penso che la scelta sia stata, scusami, Mario, sì, se sì, ti sì, trovo. Almeno quello che penso modestamente, che sia stato per non bruciare il ragazzo. Ricordiamo che Davi è stato quest'anno acquistato interamente dalla società, e quindi data l'assenza di Cazzola, quando si fa... però io vi chiedo un giudizio sulla prestazione di Davi, dopo abbiamo la prima diretta con... Certo, non è stata una prestazione brillante, perché non giocava da molto tempo, era arrugginito un po' il ragazzo. Sì, ecco. No, l'ho detto pure prima, io i primi 15-20 minuti sicuramente ha sofferto un po' il fatto di essere in campo dopo tanto tempo, cioè come dal primo minuto. Però ricordiamoci che ovviamente nel gioco della Juve Stabia doveva sostituire un certo Cazzola, che sappiamo che Braglia fra l'altro l'ha detto, cioè è insostituibile attualmente. Vabbè, però la scelta io credo infatti di Scozzarello magari, no, è perché è stato messo praticamente Davi sul numero 10, adesso Alfredson che praticamente ha fatto il bello e il cattivo tempo. Davi non ha mai toccato palla, abbiamo giocato in 10 uomini, nonostante questo la Juve Stabia ha giocato una grande partita, probabilmente con un altro giocatore avremmo potuto comunque... Io valuto un po' tutta la partita, cioè, se vediamo i primi 15-20 minuti è vero come dici tu, poi successivamente con Alfredson ha fatto ben poco, cioè il secondo gol l'abbiamo preso quando Davi è uscito dal campo, ma non per merito di Davi, no, che ha fatto ben poco. Scusami Bruno, tu avresti fatto giocare secondo me Danucci per abbassare un po' il ritmo, Scozzarella, per abbassare un po' il ritmo della partita. Allora, vi chiedo scusa, abbiamo una diretta con Mario. Sì. Pronto Mario? Pronto, buonasera. Buonasera, allora Mario, noi stavamo parlando della prestazione della Juve Stabia a Verona, e
stavamo un po' bisticciando tra di noi sul rendimento di Davi nella partita. Ti chiedo anche a te un giudizio. Guarda, io penso che se abbiamo appoggiato Daniele Vicius fino adesso non possiamo crocifiggere Davi per una sola partita. Vabbè, però hai detto quasi tutto con questa affermazione. Cioè, io penso che vada difeso allo stesso modo di Daniele Vicius. C'è un ragazzo giovane, poi una partita difficile come Verona. Però io penso anche una cosa, che là lo scandalo è stato l'arbitro. Perché, scusate, se l'arbitro dà quel rigore sacrosanto su Daniele Vicius e manda fuori quel giocatore. Mareco, che non è stato neanche squalificato dal giudice sportivo, attenzione. Qua stiamo parlando di una grande US Cup, di una grande partita, perché tu comincia a dare un rigore e butta fuori questo giocatore e poi vediamo questo Mareco. Cioè, poi lo scandalo che neanche il secondo rigore su Sau, noi dovevamo chiudere 2-0 il primo tempo con un uomo in più. Adesso stiamo parlando di una grande US Cup che si poteva sognare e così. Vabbè, il calcio di rigore su Sau mi pare viene nel finale. Al 45esimo del primo tempo. Il secondo episodio, però c'era stato il gol del 43esimo aveva segnato Scaglia. Un minuto dopo c'è stato l'episodio di. Però volevo vedere se segnava 10 uomini con la US Cup in vantaggio su 1-0. Vabbè, ma io Mario, sai che cosa? Ho fatto un altro ragionamento, ho detto questo, la US Cup a me il primo tempo, al di là degli errori arbitrali che sono stati giganteschi, la US Cup ha giocato una grande partita nel primo tempo, nonostante l'arbitro e nonostante secondo me giocassi 10 uomini. Allora mi ponevo il problema, questa US Cup in 11 uomini e con un arbitro decente che non gli andasse contro poteva sicuramente chiudere la partita nel primo tempo. Bruno, noi ce lo ricordiamo di Paolo nel playoff con l'Atletico Roma, attenzione, in casa. Nessuno se lo può dimenticare. Beh, lo ricordate, no? Scusate, io penso che quest'arbitro sia in malafede e che ci abbia proprio qualcosa contro le due state. Cioè, io ne sono convinto perché non è possibile. Cioè, è assurdo. E poi deve spiegare pure il giudice sportivo. Cioè, l'hanno visto i tifosi dagli spazi. L'ha fatto rivedere tre, tre. L'amico disse che doveva prendere minimo 4 giornate questo Mareco. Cioè, come ha fatto l'arbitro a dire che era un fallo involontario? Cioè, questo se succedeva alla Juve Stabia ci avrebbero dato 5-6 giorni di squalifica. Nel comunicato si parla allora, di... Allora, l'anno scorso, scusami un attimo, a Cava di Tirreni, mi ricordo il fallo di Dicunzo, che era una cosa lieve rispetto a questo. Hai ragione. 6 giornate. Cioè, allora, questo, diciamoci la verità che siamo penalizzati. Io non voglio fare la vittima, non ci sono abituato e non lo faccio neanche con la Juve. Però a questo punto io sento puzza di bruciato, poi non lo so voi, perché io cioè non ci credo più, perché non può essere che poi non viene neanche squalificato, cioè non viene neanche squalificato. Io non ce l'ho neanche per la sconfitta, perché a Verona ci può pure stare. Però così no, quello che ha fatto l'arbitro è scandaloso. Allora Mario, per terminare, abbiamo la pubblicità, se devi aggiungere qualcosa. No, io volevo sapere solo se abbiamo fatto qualcosa sul mercato, spero che Cazzola non si muova. Non lo so se Sorivas, ho sentito parlare di Sorivas. Saluto l'amico mio di Sabbia Moro, che vediamo sempre la partita assieme. Ciao Mario, ciao. Allora, comunque, per quanto riguarda il mercato non ci sono novità di rilievo. Di Somma e Maniello sono andati a Milano per cercare di chiudere qualche trattativa, per il resto è tutto fermo, quindi qualcosa potrà accadere nelle ultime ore, nelle ultime giornate. Quindi ringraziamo Mario. Grazie per la telefonata. Buonasera Mario. Forza Juve Stabia, la pubblicità. Bene, di nuovo in diretta Juve Stabia Live. Allora andiamo a vedere, sono le 19:33 e attendiamo anche Mario Di Capo che ci magari delizia con una sua telefonata per parlare di questa Juve Stabia. Però ecco, per completare il quadro della 23esima giornata con i riscontri, le interviste, le considerazioni anche da parte dei giocatori, andiamo a sentire la conferenza stampa del 23 con i due giocatori della Juve Stabia, Zito e Mezzavilla, e quindi dopo completiamo il discorso sulla giornata precedente e ci proiettiamo verso la 24esima giornata. Andrea Zito si ritorna da Verona con una sconfitta pesante nel risultato, ma sappiamo che la Juve Stabia ha lottato fino all'ultimo ed è stata condizionata anche dalla direzione di gara dell'arbitro Di Paolo. Sì, sì.
ci siamo impegnati per fare un qualcosa di importante, diciamo, a Verona, però diciamo, ci sono state occasioni che ci hanno pure hanno compromesso la partita, dai, potevano cambiare tante cose. Poi diciamo, ci sono state occasioni nostre che abbiamo sfruttate meno. Quanto fa male sentire quei cori razzisti all'indirizzo della tifoseria stabiese, tu che anche tu sei meridionale come lui? Sicuramente diciamo, un meridionale non li vorrebbe proprio sentire e vedere queste persone, però si rispondono da soli perché resteranno soli. Il Crotone dopo 4 sconfitte consecutive è esonerato Menichini, c'è un altro allenatore in secondo Drago che siederà sulla panchina. Quale difficoltà può creare questo avvicendamento considerando che i giocatori adesso magari vorranno fare bene per farsi vedere dal nuovo allenatore? I giocatori sono sempre lì per mettersi in mostra, per cercare di guadagnarsi un posto da titolare, però come dicevo prima spero che sia una giornata di riposo per loro venerdì. Quanto rammarico c'è nelle tue due occasioni che non sei riuscito comunque a buttare la palla in rete? Sì, una non sono proprio arrivata, poi alla fine del secondo tempo pure un'altra. Poi quella palla là l'ho vista, c'era pure Thomas vicino alla palla e il portiere dopo l'ho rivista, era molto vicino, ho provato, non sono riuscito, non è andata bene questa volta. Nel giorno di ritorno sarà importante fare bene in casa. Venerdì arriva il Crotone, sfortuna della Juve Stabia che forse mancheranno di nuovo le due, la coppia centrale di difesa. Forse tu sarai richiamato lì a sostituire gli infortunati? Noi dobbiamo essere pronti tutti, se c'è l'urgenza di coprire quel ruolo, ci sono a disposizione, però il mister c'è pure a disposizione dei buoni difensori che sicuramente sono pronti a giocare. E poi i Crotoni è una buona squadra che magari le ultime 4 partite non ha fatto risultato, però sicuramente troveremo una partita difficile. Bene, eccoci di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato Mesaville e Zito purtroppo poi si è fatto male dopo questa intervista, però adesso prima di far intervenire anche Claudio Scodognella che fino adesso non ha detto una parola, voglio sentire Giovanni Donnarumma che ci ha chiamato, purtroppo anche lui è rimasto fermo per questioni di carburante. Giovanni, buonasera. Sì, buonasera Bruno, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Dici bene, questo blocco totale quasi nazionale ci tiene bloccati un po' tutti, ma a parte questo, anche per altri impegni familiari mi un po' allontanato questa sera dalla trasmissione, ma sono ben felice di effettuare questa telefonata. Giovanni, stavamo parlando della gara di Verona, del sì. Bentegodi, e naturalmente un giudizio anche sull'arbitro, visto che sei il nostro esperto di giacchette nere, ex giacchette nere, perché adesso ormai... Sì, diciamo che Bruno, quando uscì la designazione del signor Leandro Di Paolo di Avezzano, storcemmo un po' tutti quanti il naso per quello che era il nostro ricordo nella finale di andata qui al Menti con l'Atletico Roma. Purtroppo non si è smentito, perché in tante occasioni ha voluto fare un po' da protagonista, ovviamente in male per la Juve Stabia e in bene per il Verona, perché sappiamo e abbiamo visto un po' tutti quello che è successo sul terreno di gioco, per non parlare di quello che è successo sugli spalti. Giovanni, la fede o incompetenza oppure... Ma guarda, io l'incompetenza a questi livelli qua non credo, perché questi nuovi arbitri diciamo hanno avuto sicuramente la loro buona esperienza in C e sicuramente meritavano anche la B, però io ho visto nell'occasione del calcio di rigore negato a Sau la traiettoria che ha fatto l'arbitro andando verso l'interno dell'area di rigore per poi sterzare subito e uscirne, ho avuto la sensazione che lui qualcosa stava decretando, fischiando, e poi alla fine si è allontanato. Rimangono molti dubbi, perché Bruno, il fallo è chiarissimo. A me è sembrato che stesse per dare il calcio di rigore. Sì, poi... quella è la cosa che più fa pensare, perché anche altri atteggiamenti un po' particolari hanno fatto sì che la partita poi si è innervosita ancora più del dovuto.
e quindi... Quindi lì sicuramente c'è stata malafede per non aver dato un calcio di rigore, io, nettissimo. Io sono di questo avviso, Bruno, perché... Magari l'incapacità di vedere il fallo subito da Dan Devicius, perché... Ecco, lì magari ci può stare incapacità, oppure scarsa preparazione, perché probabilmente lui stava di spalle e non ha... Ecco, voglio pensare che non ha visto. Quello però, Bruno, se permettete lo studio, sì. Questo poi il fatto che è venuto a Thomas è un qualche cosa che va al di là anche del calcio. Personalmente io ho letto la sentenza del giudice sportivo e rimango veramente allibito, perché un gesto del genere, anche se non visto ma constatato con le telecamere Sky, che hanno un valore assoluto anche in Lega di Serie B, non decretare nulla per Mareco del Brescia, quando mi dice per condotta tenuta dal giocatore che non rientra nella condotta violenta, io non credo che ci possa essere una differenza tra un pugno o un gancio da destra, da sinistra. Il pugno è un pugno, il giocatore Daniele Vicius ha avuto un danno e la USAP non è stata tutelata per niente. Però che... questo facevo il discorso con Mario Vollono quando in macchina, ecco, casomai diciamo che se veniva poi squalificato questo giocatore, sì, rischiava di dare un ulteriore danno alla Juventus. Cioè io non mi soffermerei molto sulla squalifica, non squalifica del giocatore, perché ecco, vediamo per esempio il Verona gioca con il Sassuolo e vabbè, ma sì, se questo giocatore avesse preso 2-3 giornate di squalifica, sì, l'Hellas Verona poteva incappare in una squadra rivale della Juventus e avvantaggiare questa rivale della Juventus per la squalifica. Quindi ad un certo punto dico vabbè, a noi quello che interessava era un po' il calcio di rigore che era sacrosanto e l'espulsione, sì, in quel momento, sì, poi quello, no, che però... viene dopo credo che sia molto da vedere, da puntualizzare, sì, per però, bene. Però io credo che in questo modo hanno creato un precedente che non è assoluto, perché non si è mai letto una sentenza del genere, perché nonostante il gesto non sia di quelli consoni a un gioco del calcio, non rientra nella condotta violenta e quindi non deve subire nessun tipo di sanzione. Diciamo che il Verona così se ne esce abbastanza pulito e non è il caso, perché prima facevamo cenno anche a quello che è successo sugli spalti, e se uno più uno diciamo fa due, significa che il Verona ha vinto in campo, ha vinto fuori anche con dei mezzi e con delle alchimie diciamo non contano al gioco del calcio. Si fa tanto per eliminare dal calcio proprio questo razzismo, per eliminare dal calcio tutti questi atti violenti, e poi alla fine ci sono volute 6 multe, 50.000 euro di multe nel totale al Verona per arrivare a dare la diffida al campo del Verona. Ed è una cosa assurda, perché nel calcio, in quelle piazze, il calcio non dovrebbe proprio esistere, perché Bruno, è stata fatta veramente una cosa incredibile ai danni della Juventus e anche ai danni del calcio. Vabbè, comunque stavo un po' guardando gli impegni del Verona nelle prossime partite, tutte squadre d'alta classifica, tra Sassuolo, Padova, forse ad aprile, quando il Verona incontrerà il Bari, che è l'unica squadra del sud che incontrerà, sì, e quindi praticamente solo in quell'occasione potrebbe nascere una cosa del genere, quindi avere probabilmente una giornata di squalifica. Vabbè, poi alla fine non sarebbe stato squalificato Maradona, quindi certo. Io vorrei nuovo sulla mala fede dell'arbitro, come diceva Giovanni, perché proprio in occasione del gancio che ha ricevuto da Devicius, sì, Mezzavilla è stato quello che più ha protestato su questo episodio, e il stesso Lucio Bocci ha riferito che nel momento in cui ha fatto notare all'arbitro la fuoriuscita di sangue dal naso di Devicius, anche l'arbitro ha cambiato espressione, come se lui fosse stato sorpreso, e dice allora qualcosa c'è stato. Ecco, però a questo punto io gioco la mala fede, perché non ha chiesto comunque al guardialine, sì, o comunque al quarto uomo, se avessero visto l'episodio, e bravo, quindi magari dargli maggiori informazioni? Vabbè, questo purtroppo gli arbitri, diciamo che all'inizio ho pensato che gli arbitri di Serie B fossero un po' più preparati della Serie C, e invece mi sto ricredendo, perché sono preparati, scarsamente preparati anche in Serie B, ci sono tutti quegli arbitri che in Serie C abbiamo incontrato e che spesso sono stati in malafede nei confronti della Juventus. Uno sicuramente è Di Paolo di Avezzano. Sicuramente sì, Bruno, anche perché poi per i
ritornare su quella che è stata la decisione del giudice sportivo. Io la voglio leggere perché giusto mi perdo giusto i 20 secondi e poi voglio dare spazio anche agli altri. Dove dice il gesto compiuto dal calciatore Mareco, quindi il gesto si vede, sicuramente censurabile sotto il profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integra, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella condotta violenta che, se non vista dall'arbitro, rende ammissibile la prova televisiva. E poi alla fine non dà niente a Victor Hugo Mareco. Cioè, voglio dire, l'avete visto cosa è successo? Vabbè, è un gesto censurabile, sicuramente censurabile, e poi non lo squalificate. Balotelli ha 4 giornate per essere camminato su un giocatore avversario. È un grande questo giudice sportivo. Va bene, Giovanni, ti ringrazio. Ringrazio voi, un saluto a tutti. Io volevo fare un appello a tutti i tifosi stabesi, perché venerdì c'è bisogno del grande pubblico. C'è questa grossa occasione di vedere alle 19 questa di quest'Abbe, che per la prima volta è impegnato in questo anticipo in casa, ed è molto importante che la gente vada al campo, perché i ragazzi hanno bisogno in questo periodo, in questo giorno di ritorno, dei famosi punti per questa salvezza. Bene, allora ci associamo alle 19 tutti al Mende per sostenere la Juventus. Grazie a Giovanni Donnarumma. Grazie a voi, buonasera. E allora, per chiudere il discorso gara Hellas Verona Juventus, Claudio Scotognella, allora. Sì, io direi che la Juventus forse in queste due partite del 2012 non è stata sufficientemente cinica, perché sia Sassuolo sia Verona ha avuto delle occasioni per passare in vantaggio, qui a Verona con Zavilla, a Sassuolo con Zito. Forse questo è il limite maggiore che ha questa squadra, quella di riuscire ad arrivare in area di rigore, ad avere importanti occasioni, ma non sempre i giocatori sono lucidi per buttare la palla nel sacco. E a certi livelli questi errori poi si pagano. Certo, a Verona l'arbitro ne ha combinati tutti i colori, perché dopo essersi reso conto che forse su Daniele Vicius c'era stato qualcosa, quando poi c'è stato l'episodio di Sau avrebbe potuto decidere diversamente. E così come in genere accade, per compensazione, in questo caso non sarebbe stata compensazione, ma su Sau c'era stato effettivamente il fallo. Quindi avrebbe potuto a maggior ragione concedere con più sicurezza il gol. Certo, bisogna prendere quello che c'è di buono da queste due partite, e c'è una squadra che lotta comunque su tutto il campo, non si arrende. E sicuramente credo che nelle partite interne potrà fare quei punti che servono innanzitutto per la salvezza. Queste due partite, le prossime due partite prima della sosta, cioè Crotone venerdì e Livorno a febbraio, all'inizio di febbraio, sono fondamentali per raggiungere quei 37 punti che ci danno la possibilità di vedere con un ottimismo le 15 partite successive, che sono poi fondamentali per tutto il campionato. Bene, in questo momento, ecco, la Juventus è uscita con le ossa rotte da questa partita, ha perso anche uomini tipo Molinari, lo stesso Scognamiglio che si è infortunato, non può contare su Bakoku, vediamo anche Zito che poi si è infortunato, però ecco, la vita continua, bisogna naturalmente pensare al futuro, e il futuro si chiama la prossima gara con il Crotone. Ne riparleremo tra qualche istante, prima un po' di pubblicità, poi sentiremo anche l'allenatore della Juventus intervistato da Mario Vollano, e parleremo di questo match e di quello che bolle in pentola. In diretta abbiamo ricevuto un paio di telefonate di amici che ci ascoltano, ecco, magari tra qualche minuto sarà possibile intervenire. Io adesso vado a leggere un po' la 24esima giornata, Juventus Crotone, che si gioca alle 19 in anticipo, Juventus Crotone, poi Pescara Modena. Juventus alle 19, Pescara Modena si gioca alle 21, quindi entrambe in anticipo, quindi Albino Leffe Bari, Empoli Brescia, Grosseto Regina, Gubbio Sampdoria, Nocerina Livorno, Padova Cittadella, Sassuolo Hellas Verona, Varese Torino, Vicenza Ascoli. Abbiamo un'altra diretta, pronto Gennaro, buonasera. Sì, ciao, completo la trasmissione. Grazie. Allora, sono d'accordo con l'amico di primo che ha chiamato, Mario.
sì, di non cose difficili da vivere, perché comunque a Tenerife ci abbiamo dato tutto il giorno di andata e insomma abbiamo visto che è quasi inconcludente in attacco. Sì. E potevo dare un consiglio anche per queste battute finali del calciomercato. Secondo me la Juve Stabia con Paulinho e Rivas si può pure sognare. Certamente sono due giocatori importanti. Molto molto qualitativi. Sì, però questo consiglio lo dovresti dare più a Moddio, i vari di Somma, perché in questo momento oppure a Maniello e Franco Giglio. Ho chiamato appunto per così che potrei riportare questo messaggio anche alla società. Certamente la società ci ascolta e quindi finali è arrivato molto piacere alla piazza di Castellammare. Certamente. Allora va bene, ti ringrazio Gennaro, grazie della telefonata, se non hai nulla da aggiungere. No, grazie a voi, complimenti per la trasmissione, è sempre forza solo Juve Stabia. Grazie, forza Juve Stabia, questo grazie, naturalmente grazie. Sarà poco felice il presidente di Stabia Amore, il presidente di Stabia Amore Gianfranco Piccirillo, che insomma è contro Juve Stabia, ma è a favore di Stabia. Qua è tutto il partito Juve Stabia. Questa sera tutti Juve Stabia. Allora ragazzi, io penso di sentire un po' la conferenza stampa di Braglia e poi la commentiamo e vediamo un po' questa giornata di campionato. Mister Pio Baglia, si torna da Verona con una sconfitta pesante nel risultato, in campo si è visto un Verona che ha giocato con molta fisicità e la Juve Stabia ha subito questa fisicità. No, che abbia subito la Juve Stabia non credo, anche se erano abbastanza grossi. A me quello che non mi è piaciuto è il fatto che se una squadra ti mena te devi rivenderle, tutto qui, senza piangersi tanto addosso, senza crearti poi degli alibi sull'arbitro o altre cose. Io è quello che ho detto anche ai ragazzi, noi dobbiamo essere in grado di reagire senza farsi buttare fuori, perché se uno ti vuole far male, nel calcio è sempre esistito che uno ti entra per far male, te lo devi vedere e comportarti di conseguenza. Oppure se trovi uno che da vigliacco ti dà un pugno dietro, dopo che l'hai preso trovi il modo di renderglielo, perché devi sempre cercare di far capire che anche noi ci siamo, ci saranno anche noi, il nostro carattere, la nostra personalità, e non subire, perché se poi subisci poi va a finire che le partite le perdi. Che cosa poi non è piaciuto nella Juve Stabia nel modo di approcciarsi alla gara? No, ma nelle ultime due trasferte non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento della Juve Stabia, non so se il campo, non so se era la sosta, la prima volta, non so se a volte ci riteniamo soddisfatti di quei complimenti che ci arrivano da tutte le parti, e se fosse una di queste cose qui, la ultima, in modo particolare, mi incavolerei di brutto. In ottica scontro salvezza, venerdì appunto arriva il Crotone, che esonerà Domenichini dopo quattro sconfitte consecutive, scelta interna con Drago che ha sostituito l'allenatore. Quali saranno le insidie, considerando anche che alla Juve Stabia mancheranno di nuovo la coppia centrale? Le insidie sono il fatto che loro vengono a quattro sconfitte, sicuramente vorranno invertire la rotta, cambieranno qualcosa, che qualsiasi allenatore cambia qualcosa in base a quello che vede, e che anche noi avremo delle assenze importanti, perciò dovremo fare una grande partita. Un'ultima domanda, considerando questi continui infortuni di Scognamiglio, quando lei ha rammarico di aver ceduto comunque Fabbro? Nemmeno un po'. Io ho altri giocatori che stanno facendo bene, ci sono dei giovani che stanno crescendo bene. Insomma, noi abbiamo fatto una scelta inutile, tutte le volte che poi si fa male un giocatore noi ci dobbiamo mettere a piangere, ma se c'era Fabbro, era uno più. Bene, su Fabbro conclude questa conferenza stampa di sottolineare che lui sull'arbitro non vuole alibi, cioè no, dopo una sconfitta è un grande, anche se io non condivido quello che ha detto della reazione che bisogna fare, probabilmente è molto molto arrabbiato, penso che si sarà già però pentito. Bruno, consentimi di, se fosse stato qualche altro allenatore, diciamo di qualche altra squadra campana che abbiamo a pochi chilometri da Castellammare, subito a piangere l'arbitro si sarebbe accusato. Lui ha voluto sottolineare che non voleva alibi per l'arbitro. Vabbè, però io l'ho detto, io non è che non la Juve Stabia ce l'ha gli alibi, però è stata anche la squadra che si è comportata in un certo modo e ha mancato il risultato. Poi alla fine la Juve Stabia ha subito gli torti arbitrali, però nel primo tempo
secondo il mio modesto parere, è stato una delle migliori Juve Stabia in trasferta. E per puro caso, e poi anche per gli errori arbitrali, noi non abbiamo segnato, perché ci sono stati degli errori clamorosi sotto porta. Quindi, considerando anche che quelli che abbiamo subito sono stati errori comunque della difesa, errori di concentrazione, quindi alla fine se togliamo di mezzo, cioè non è che il Verona abbia fatto sul classandoci per il gioco. Ecco, perciò mi trovo d'accordo con te dicendo che comunque forse è stato uno dei migliori che Sabbia. Alla fine il risultato è pesante solo numericamente, ma non nel gioco di quelli che abbiamo fatto. Ecco, giustamente dice, sì, ci sono gli errori arbitrali, però se intanto Mezzanino buttava quella palla dentro, ecco, se la gara poteva avere un cambiamento, sicuramente dall'episodio favorevole alla Juve Stabia, che purtroppo la Juve Stabia ha mancato nel momento sbagliato della gara. Allora abbiamo un'altra diretta, Gianfranco, vediamo, pronto? Sì. Buonasera, un caro saluto a te, a Mario e in particolare Gianfranco Piccirillo, presidente di Stabia Amore. Forse hai sentito che sei in minoranza questa sera. No, ho sentito, per questo mi sono benissimo da Napoli, quindi devo fare i complimenti al Radio 05. Sente perfettamente. I potenti mezzi di Mimmo Razzo, quindi fanno veramente. Complimenti e anche a voi per il bel programma, in particolare voglio dire a Giuseppe e a Claudio, e io direi sono in piena sintonia con Giuseppe su Braglia, perché è veramente da apprezzare un allenatore che non trova Albi, sono persone clamorosi, che ha visto tutta Italia. È scandalosa veramente la sentenza, cioè la non sentenza e la non decisione del giudice sportivo. Ponzio Pilato se ne è lavato le mani. Gianfranco, se fosse stato qualche altro allenatore avrebbe pianto sull'arbitro, avrebbe pianto. No, vabbè, adesso non tocchiamo il Napoli. Ma è vero, Bruno, è vero. Allora non tocchiamo il Napoli. Stasera Napoli Inter, forza Napoli e basta. Certo. Allora, anche perché il Napoli ha la possibilità di avere in finale. Che poi Mazzarri, insomma, fa delle scivolate di stile veramente incredibili. Incomprensibili. Complimenti anche a Sannino, un napoletano che è arrivato in semifinale di Coppa Italia, ha messo in difficoltà in Napoli e sta facendo un ottimo campionato, alla prima esperienza in Serie A. Sì. Allora, Gianfranco, un tuo pronostico per la gara di venerdì contro il Crotone. Sì, io spero che la Juve Stabia faccia tesora degli errori commessi col Modena, quando la squadra cambiò allenatore e un po' nel finale ci siamo lasciati andare a qualche ingenuità difensiva. Quindi questa volta maggiore attenzione, non sottovalutiamo il Crotone, una squadra che è in difficoltà ma che ha elementi interessanti in avanti. C'è l'omonimo di Santoni, capocannoniere, di Ukic, il giovane Ciano. Però sono ottimista perché se la squadra gioca come ha fatto contro l'Empoli, può vincere con lo stesso risultato giù di lì. Quindi va bene così. Va bene, grazie Gianfranco. Buon proseguimento. Grazie Gianfranco. Ciao Gianfranco. Chiaro il discorso di Gianfranco Piccirillo e naturalmente i complimenti ai suoi adepti, diciamo. È un santone allora Gianfranco Piccirillo, però diciamo che le sue esternazioni sulla Juve Stabia sono sempre delle esternazioni mai banali, e quindi è un piacere sentirlo. Allora ragazzi, andiamo a vedere che cosa bolle in pentola dal punto di vista della questione mercato, la vediamo alla fine. Vediamo prima questa gara con il Crotone e la Juve Stabia. Io ho detto che la Juve Stabia ha fatto cornuto e mazziato, perché ha perso una gara che magari poteva vincere. Poi mazziato perché ha perso Molinari, ha perso Scognamiglio, si è infortunato Zito che ha giocato tanto e probabilmente aveva qualche bisogno di fermarsi un poco. La Juve Stabia in questo momento ha una rosa, diciamo una panchina molto corta, risicata, diciamo così. Risicata. Allora, iniziamo con Mario. Sì, vabbè, per quanto riguarda l'infermeria, ecco, il discorso è che fortunatamente la Juve Stabia, almeno nelle ultime giornate, ha recuperato Mauri,
Quindi l'idea forse che trapela è che ci sarà di nuovo la coppia centrale con che abbiamo visto con l'Empoli, quindi Maurida e Bode. Il problema è, ecco, che come dicevi tu, sulla fascia di sinistra bisogna valutare le condizioni di Zito. Braglio oggi non dava per certo la sua assenza, anche se però ha lasciato intendere che forse dovrà fare a meno di questa del suo esterno di sinistra. Lì i candidati per sostituire Zito ci sono, o si potrebbe rivedere il nuovo Scozzarella, come l'abbiamo visto con il Cittadella, quindi adattato a sinistra, che poi adattamento non è, come abbiamo saputo, perché Scozzarella in passato l'ha fatto l'essere di sinistra, oppure se vuole dare una maggiore equilibrio, quindi coprirsi un po' di più, può utilizzare Biraghi. Ma per la soluzione centrale è sicuro Mauri De Bode, sì, oppure può esserci l'esperimento che ha già provato a Verona con Di Conso centrale, Biraghi a sinistra, no, e no, poi Scozzarella. Non penso infatti di Conso, perché lui a Verona ha messo Di Conso al centro per permettere l'inserimento di Biraghi sulla fascia, perché dice giusto noi stiamo perdendo, e quindi lasciare, prendere, togliere un centrale, mettere un altro centrale, comunque avrebbe lasciato le cose così come stavano. Invece mi ha detto, vabbè, io sposto Di Conso che è stanco e metto Biraghi, magari mi dà maggiore freschezza. Quindi è stata una cosa detta dal momento, poi la partita è andata come è andata, infatti lui l'ha detto, le scelte possono essere giuste, possono essere sbagliate. Ma dal primo minuto non penso che lui faccia questa scelta. Cioè... Peppe Caffè, ma poi Cazzola gioca, no? Domenica, sì. Venerdì. Sì. Gioca Cazzola. Gioca, però. Perché Verona non ha giocato, sì. Era febbricitante, dicono. Sì. No, dicono, è così. No, io sto dicendo. No, perché. Dicono perché sono state molte voci. Così, no, perché in effetti pure io ho ipotizzato una febbre. Diplomatica. Mi diceva Giuseppe che mi suggerisce. Però alla fine nell'allenamento, c'è, cioè, chi ha visto l'allenamento del venerdì, lui comunque è andato via dal campo proprio perché non ce la faceva, ha provato fino all'ultimo a essere nella partita, però non, con la febbre a 38,5 è impossibile allenarsi. Vabbè, c'erano state molte persone che avevano pensato a male, le solite male lingue, diciamo, certo. Così anche perché poi, ecco, riguardando il mercato su Cazzone, pare che il Padova alla fine comunque si è tirato indietro, è dirottato su Bacinovic del Palermo, quindi poi si parlava del Parma. È vero questa cosa, sì, io penso, ecco, come dicevi tu pure prima, il mercato della Vestabbia subirà la seconda accelerata delle giorni di lunedì mattina. Vabbè, ne parliamo dopo. Sì, io volevo sottolineare un po' sul Crotone, sì, ecco, perché sì. Diciamo è un'incognita, facci conoscere un po', sì, questo Crotone che ha 24 punti di classifica, sì, però non dimentichiamoci che ha 7 punti di penalizzazione, quindi avrebbe gli stessi punti della Juventus. L'Ascoli è l'Ascoli, scusami. Il Crotone ha avuto un punto. Ah, sì, un solo punto, vabbè. Diciamo che la solita gaffa, se non la faccio tra questi punti di penalizzazione non si capisce nulla, diciamo, sì, la verità. Senti, 4, 2. No, su questo Crotone verrà al Menti di Castellammare, una squadra che diciamo è un po' un'incognita. Come ha sottolineato Mario, Minichini è stato esonerato anche il preparatore atletico Bonatti. La squadra è stata affidata a Massimo Drago, che era l'allenatore in seconda. Precedentemente era stato contattato Lerda, che ha cortesemente rifiutato l'offerta. Ci saranno due gli squalificati tra le file della squadra pitagorica, cioè il difensore titolare Checucci e l'attaccante Spilungone, l'attaccante centrale Djuric. Di solito con Minichini il Crotone giocava un 4-3-3, diciamo tra virgolette sporco, con due esterni che davano una mano anche al centrocampo, con il solo Djuric in attacco. Squalificato Djuric, il suo posto potrebbe essere preso da questo Sansone, che è solo un omonimo del Sansone del Sassuolo, ma pericolosi sono anche gente come Gabbionetta e non dimentichiamo De Giorgio e Ciano. Tra le file del Crotone da segnalare anche il portiere Belec, che è un portiere di categoria, abruzzese, difensore di fascia destra che spinge molto su quella fascia. Diciamo che arriva un'incognita, una squadra appunto come diceva Mario che viene da 4 sconfitte consecutive. Vedremo, secondo me verrà a chiudersi il Crotone, non so se voi siete d'accordo con me, secondo me verrà a chiudersi per prendersi il punto. Allora, quindi la Juve Stabia deve diciamo scardinare una squadra che secondo me, ripeto, verrà a chiudersi. Vabbè, comunque una Juve Stabia che sicuramente sarà avrà una formazione rimaneggiata come del resto il Crotone, è la solita partita
che è equilibrata come in Serie B se ne vedono praticamente aiuta. Claudio Scodognella, ecco, per chiudere il discorso Crotone e Juve Stabia, tu che formazione ti aspetti? Da parte della Juve Stabia mi aspetto il solito 4-4-2 con Scozzarella a sinistra, perché credo che l'esperimento fatto con il Cittadella prima di Natale sia andato molto bene, da qualità, sostanza, sia sulla fascia che grazie ai suoi inserimenti al centro. Quindi credo che Scozzarella facilmente potrà essere l'esterno sinistra, con la coppia centrale di centrocampo Mezzavilla Cazzola. Chiaramente nel secondo tempo poi, se le cose non dovessero andare bene, Braia potrebbe optare inserendo Biraghi al posto di Scozzarella, e verificando anche le condizioni di questo ragazzo che si vuole proporre, per cercare di giocare di più, e Braia fino adesso l'ha utilizzato non troppo. Per il resto prevede una gara molto in cui il Crotone verrà qui molto chiuso, in cui se la Juve Stabia sarà brava ad attendere, a giocare senza fretta, potrà scardinare la difesa del Crotone, che nella partita dell'andata non mi è sembrata una squadra trascendentale, è una squadra molto modesta che secondo me, con le qualità tecniche dei giocatori della Stabia come Erpen, Scozzarella, gli inserimenti di Cazzola, può sicuramente creare molta difficoltà a questo Crotone. Un Crotone che però nelle ultime, diciamo, ha avuto un periodo molto buono di rendimento, anche se all'inizio non riusciva ad ingranare, però è una squadra sicuramente da temere, chiaramente guardando la classifica. È una squadra che da anni lotta in Serie B, sì, sì, quindi è abituata a essere in quelle posizioni, sa cosa fare. Ma poi qualche buona individualità c'è nel Crotone, attenzione, perché c'è Ciano, Khalil, un giocatore da piedi buoni, sì, Pettinari, insomma, va bene. Allora Bruno, scusami, volete, ma non prendete in considerazione l'ipotesi che Braia potrebbe schierare anche Danucci, perché Danucci spesso viene dimenticato, insomma. Sì, vabbè, però se copre sulla sinistra con Biraghi, no, io dico al posto di Mezzavilla, diciamo. Mezzavilla ci dà certamente, ci sta altre soluzioni che possono... La difesa non è quella là, diciamo, ufficiale fra virgolette, quella con la coppia che Mauri del Bode, forse lui preferisce forse Mezzavilla per coprire meglio, ecco, questa coppia di difensori. Nel caso sì, di forse di Scognamiglio e Molinari, si potrebbe fare, quando ci saranno Scognamiglio e Molinari, si può fare l'inserimento di Danucci, ma solo in quel caso, perché come dice lui, Mezzavilla comunque dà anche copertura quando Cazzola va avanti. Ci fermiamo per la pubblicità, dopo andiamo a ruota libera sul mercato. Bene, bene, eccoci di nuovo in diretta, andiamo verso la conclusione della trasmissione Juve Stabia Live, siamo alle 20:10, fra poco inizia Napoli-Inter, quindi tutti vicino alla TV, perché questo Napoli può eliminare l'Inter. Il Napoli, soprattutto con le grandi squadre, sa farsi valere. Noi ci aspettiamo questa sera che il Napoli faccia la grande partita e butti fuori gli uomini di Ranieri. Allora però la Juve Stabia, ecco, a questo punto un giro tra di voi, ecco, quali sono i giocatori oppure i ruoli che la Juve Stabia dovrà coprire in questo mercato di riparazione? Sì, allora, per quanto riguarda, ecco, l'idea che anche a Braglia ha chiesto apertamente un esterno di sinistra, di centrocampo. Quindi la priorità di queste nuove stabbe, quindi di Salvatore Di Somma, sicuramente sarà questa. Anche perché, fra l'altro, lui oggi, Braglia, questo ha detto, la società sicuramente qualcosa farà. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, Cazzola pare che dovrebbe rimanere qui a Castellammare. Almeno fino a giugno, giusto? Sì, almeno fino a giugno. L'idea... Ma io vi chiedo, ma basta fare qualcosa o bisogna... Ecco, quando si dice qualcosa farà, pare che si faccia soltanto perché c'è necessità di movimentare, no, ma invece se c'è la convinzione che questa squadra ha bisogno di rinforzi, di spessore, di valore, oppure bastano qualche rincalzo giovane come sono arrivati fino adesso. Il problema della Juve Stabia per arrivare ai giocatori di una certa qualità è sia il costo economico di questi giocatori. Sappiamo che la Juve Stabia non può competere con Torino o altre realtà, quindi bisogna vedere molto alto. Quando la Juve Stabia ha messo gli occhi su qualche giocatore importante, vedi Pettinari, vedi oggi Gasparoni ha detto di no alla Juve Stabia. Vabbè, Gasparoni ha anche un sì, giustamente, poi fa anche la Juve Stabia. Ma Gasparoni guadagna 700.000 euro, non credo che la Juve Stabia poteva
doveva pagare metà stipendio per sei mesi, poi sì, ma Braglia ci è rimasto male quando c'è, cioè, Troianillo è andato al Sassuolo, perché lui reputava il giocatore essere un suo discepolo, un suo figlioccio, come devo dire, quindi dava quasi per certo che lui avesse accettato, diciamo, la Juventus. Poi ci è rimasto male, la stessa cosa è andata per il giocatore all'esterno di sinistra che è andato a Varese, aspetta, c'è una Pettinari, no, Pettinari, sì. Quindi è andato che perciò il Varese ha ceduto Carrozza, adesso ha avuto un momento di vuoto, cioè lui puntava su questi giocatori di qualità, quindi alla fine su Rivas, la Juventus per puntare gli occhi su Rivas. Però Rivas comunque è un giocatore, sì, importante, sì, anche, no? Su Agostini, diciamo, Braglia, sì, aveva un occhio di privilegio, sì, sì. Però diciamo, ma io dico in attacco, dopo in attacco Braglia stravede per Beretta, sì, in attacco solo Beretta, diciamo, Braglia ha chiesto, anche se lì c'è l'Ascoli che non vuole cedere questo gioco. E in difesa vorrei sentire Claudio invece per la difesa. Molti dicono che sia necessario prendere un centrale, ma Braglia fino adesso ha detto di no, che riesce a coprire il ruolo a volte anche con l'inserimento di Mezzavilla in difesa, quindi noi dobbiamo dare fiducia a Braglia che fino adesso ha condotto molto bene la squadra, anche se credo che molti tifosi pensino che ci sia necessario coprire questo ruolo. E allora in queste ultime ore di mercato, giorni di mercato, che cosa potrà accadere, Mario? Io spero che alla fine dell'affare di Rivas si faccia, ecco, che Canzone mi manca qui almeno fino a giugno, perché in effetti Braglia, ecco, come diceva pure l'amico Claudio, in difesa lui non ha parlato che ha bisogno di qualcosa, non è vero, per questo ha preso anche Cappelletti, per avere un'alternativa solo numerica, eventualmente poi rimanesse come senza difensori, per il suo gioco sa che ha bisogno di essere di centrocampo, a sinistra ha solo Zito, Scorsarella viene adattato, potrebbe continuare a fare una buona partita nelle prossime partite, però ovviamente puntare tutto su Scorsarella, che non era un esterno di sinistra, poi a destra abbiamo discusso Erpen e Tarantino. Tarantino però lui è abbastanza coperta da quest'abito sulla destra, ci vuole qualcosa, sì, sulla solo sinistra. Sulla sinistra, perciò sì. Alla fine io penso se faccio qualcosa sulla sinistra. Cazzola non va via perché la quest'abito non lo dà più, oppure il Padova si è, secondo me, sta aspettando la giusta offerta. Sì. Anche sì, io sono d'accordo. E quindi a questo punto, se poi Cazzola sarà ceduto, penso che bisognerebbe coprire il ruolo con un altro centrocampista, non dico come Cazzola, ma che comunque abbia l'esperienza per poter, sì, giocare in, sì, Serie, sì, B. Si era fatto un sondaggio per D'Angelo, giusto, dell'Avellino, sì, ma alla fine non penso che sia il giocatore adatto, perché dice comunque fino a poco tempo fa era in Serie, stava in Serie, sì, B, sì, un giocatore di categoria, diciamo, si era parlato di del centrale della Ternana, Maietta, però non lo so lì alla fine se poi in questo centrale della Ternana vuole andare via, però tutto, ecco, è solo dopo che Canzone è stato ceduto, eventualmente si farà qualcosa lì proprio al centro del centrocampo, se no comunque la Juventus sta bene così come sta. Il problema è sul discorso di Sau, sembra che il Cagliari con Cellino si è ritornato di nuovo alla carica per averlo subito adesso a gennaio. È una notizia dell'ultima ora, quindi speriamo che il Cagliari insomma ottenga dei risultati felici in questo momento, così allenta la presa su Sau, sì. E lì, ecco, se noi prendiamo Sau sarà un bel problema, ecco, loro forse Paulinho, di lontano su Paulinho, però bisogna vedere poi alla fine se questo affare si può fare, perché su Paulinho c'è il Benevento che ha fatto una grossa offerta. Paulinho però ha delle regole da accettare brevemente, perché non vuole scendere di categoria, vorrebbe rimanere in Serie B. Insomma, che ha chiesto anche lui Paulinho, quindi lì una piazza importante che gli renderebbe un bel Paulinho viaggio. Che però sta tornando a segnare, che quindi io penso che si difficilmente si muoverà da Livorno dopo il gol che ha fatto. Sì, però comunque sta avendo parecchie, diciamo, Spinelli sta avendo parecchie contestazioni, così come anche Foti a Reggio Calabria dopo la partita con Padova. Vabbè, questo è il destino di tutti i presidenti che purtroppo non raggiungono risultati eccellenti immediatamente. Qualsiasi piazza, sì, può accadere anche a Franco Giglia, a Franco Manello,
quando da qui ad altri 10 anni cominceranno a venire i risultati non positivi, ma da qui ad altri 10 anni. Diciamo che comunque qualche operazione di mercato già c'è stata, almeno in uscita, l'IGINS è stato rispedito al mittente, insomma. Sì, quindi... tra l'altro sappiamo che è sempre mercato in uscita, noi stavamo parlando di mercato in entrata, ecco, speriamo che Cazzola possa rimanere magari con i giusti accorgimenti, una rosa più folta, con qualche giocatore di qualità, può dare alla Juve Stabia quel tantino in più per magari tentare qualcosa di più e comunque consolidare anche la posizione in classifica, è molto importante, soprattutto dobbiamo giocare per salvarci il più presto possibile. A proposito di mercato di entrata, c'era anche questa voce di Odo Amadi che praticamente è in lista di sbarco da Torino, però il DS Petrachi non lo farà andare via fin quando non ha preso un altro esterno di almeno di pari valore, infatti si fa il nome di Cerci. E sì, c'era stato almeno un interessamento della Juve Stabia, c'era stato per questo giocatore. Sì, vabbè, anche vediamo. Anche Rivas si parla che forse dovrebbe andare a Torino perché dice Ventura che l'ha allenato, quindi vediamo che cosa succede con il mercato. Prima siamo proprio in chiusura, vi chiedo soltanto il pronostico Juve Stabia Crotone venerdì ore 19 Romeo Menti di Castellammare. Allora io mi mantengo come sempre un po' sul vago perché prima delle partite è difficile vabbè, ma questo è così, è facile. la mia speranza, ecco, è che giustamente la Juve Stabia faccia su una partita, anche perché considerando che come dicevo prima con Brian in conferenza, importante adesso sarà fare il risultato pieno in casa se si vuole salvare. Tutte le squadre verranno a Castellammare, comunque come diceva anche Giuseppe, per chiudersi, e quindi lo farà sicuramente anche il Crotone. Però io confido molto, ecco, su Elpen, su Sao, su questi giocatori di fantasia che alla fine riusciranno, diciamo, a... Vabbè, comunque sei per una vittoria. Io sono per una vittoria. Ma alla fine io, da tifoso, giornalista tifoso, non poteva essere diversamente. Sì. Allora, Peppe Caffè. Allora, io avevo pronosticato la vittoria della Juve Stabia a Verona, non pronosticherò mai più una vittoria della Juve Stabia. Quindi dico un salamonico 0-0 e permettetemi solo una parola. Io sto vedendo un grande ragazzo, cioè in forma, un giocatore che è un pochettino sottovalutato, perché ricordiamo che è un ragazzo che ci ha dato i 3 punti a Reggio Calabria e Raimondi. Vabbè, adesso no, un pochettino sottovalutato. Torniamo indietro, no, perché stiamo chiudendo. Solo questo. Voglio soltanto il 0-0 Salamonico. Va bene, Claudio Scolagnello. Io sono per un 2-0 fuori della Juve Stabia. Ricordo semplicemente che la settimana prossima ci sarà anche la sentenza del TRAS, per cui sarà molto importante. Speriamo di vincere un'altra partita. 3 punti sarebbero importanti. Grazie a tutti, grazie a Claudio Scolagnello, Peppe Caffè. Bruno, niente tu il risultato? Allora. Scaramanzia. Allora, 2-1 per la Juve Stabia. Grazie a Mario Vollero, a Mimmo Razzo, a quelli che ci hanno chiamato. A risentirci alla prossima, penso che sia mercoledì come al solito, quindi saremo puntuali mercoledì prossimo. Grazie a tutti e buonasera.